ed è partita anche questa finale americana, 9 giri per la categoria ragazzi, 12 maschi. Sono tre, come vedete, appunto le squadre in questa finale, ed è subito la squadra arancione in prima posizione, poi la squadra azzurra, un po' tardato l'atleta della squadra verde, effettuano il primo cambio, ovviamente devono prendere le misure giuste gli atleti, così è, quando al passaggio siamo ai meno 8, questo anche della squadra verde che effettua regolarmente il cambio, squadra azzurra che si fa sotto, quindi si è formato in testa un duetto tra azzurro e arancio, cambia adesso l'arancio, azzurro in seconda posizione, quando siamo in meno 7 all'esterno, però l'azzurro si mette in prima posizione, cerca di allungare sull'atleta arancio, cambia adesso e passa l'atleta verde ai meno 7, ma qua già siamo al passaggio dei meno 6, hanno allungato la squadra azzurra che passa adesso anche la squadra arancio che prova il tutto per recuperare il gap con la squadra azzurra, prova il tutto per tutto la squadra arancio, resta però invariata la distanza, siamo ai meno 5, cambia adesso la squadra azzurra, ovviamente anche la squadra arancio ai meno 5, in fase di cambio adesso la squadra verde, aspettiamo il cambio adesso la squadra verde, ma siamo nel vivo della gara con la squadra azzurra che con mezza curva di vantaggio se si porta nel rettilineo nella zona di cambio, effettuano il cambio ai meno 4, adesso la volta della squadra arancio che non ci sta, ovviamente cerca di ridurre il gap, ma siamo sempre con circa mezzo rettilineo di vantaggio, cambia adesso la squadra verde, siamo al passaggio meno 3, ultimi 3 cambi, ancora squadra azzurra, arancio, queste le prime due posizioni ovviamente, adesso in fase di cambio anche la squadra verde, tutto regolare per la squadra verde, quando siamo al passaggio meno 2 al passaggio, cambia la squadra azzurra, arancio, forse qualcosina ha recuperato la squadra arancio, ma è comunque in prima posizione azzurro, arancio, cambia adesso la verde, ma siamo nel vivo con l'ultimo giro, cambio dell'ultimo giro, squadra azzurra, passa adesso, cambia adesso la squadra arancio, aumenta il distacco, quasi una curva adesso per la coda della squadra azzurra, che è quindi tutto solo, si porta adesso in curva ed è al rettilineo finale, squadra azzurra ed è la volta la squadra arancio, siamo agli ultimi metri anche per la squadra verde che adesso affronta il rettilineo e conclude quindi in terza posizione la squadra verde. E si conclude così la categoria ragazzi 12. Adesso fanno